Il metodo d'assaggio professionale, o cosiddetto alla brasiliana o metodo internazionale di assaggio, è un modo per assaggiare e per valutare soprattutto il caffè, è molto particolare. In Italia non è conosciuto, non è quasi per nulla conosciuto, se non in ambienti molto, molto selezionati, negli ambienti dedicati proprio all'assaggio del caffè a livello professionale. Di solito si immagina di assaggiare il caffè, cosa che anche fra l'altro noi facciamo abitualmente, in espresso. Lo facciamo generalmente perché tutto il caffè che viene lavorato nella nostra azienda è destinato a clienti italiani e in gran parte al mondo dell'espresso. Capita anche che assaggiamo il caffè in moka, ma l'assaggio da brasiliano con il metodo internazionale è l'unico tipo di assaggio riconosciuto a livello globale, soprattutto nelle questioni inerenti agli arbitrati, ai contenziosi sulla qualità delle partite di caffè. E si svolge in questo modo: si tosta il caffè, una quantità ovviamente limitata, nei tostini del laboratorio, intorno ai 150 grammi, e viene tostato però diversamente da come si tosta il caffè espresso, abbastanza più chiaro, meno tostato rispetto al livello secondo il quale si tosta il caffè espresso. Dopo averlo tostato si procede a pesare delle singole quantità di prodotto tostato che verranno macinate distintamente in ogni singola tazza delle 10 tazze che saranno destinate all'assaggio. Queste tazze sono delle tazze particolari, non sono le nostre tazzine, sono delle tazze molto capienti che riescono a contenere fino a 250 centimetri cubici di liquido. Dopo aver macinato, ripeto, separatamente, poi spiegherò perché, si procede a versare della bollente nelle tazze, nelle singole tazze, e successivamente si mescola questo infuso. E si aspetta che si raffreddi in maniera tale da non scottarsi e poi si procede all'assaggio. Si fa così, cioè si macina in maniera separata il prodotto, in maniera così distinta, su 10 tazze differenti, per fare in modo di isolare nella maniera più efficace eventuali difetti. Solamente in questa maniera si riescono a classificare le varie partite di caffè a seconda della loro qualità. E la loro qualità significa il loro prezzo, di conseguenza si può immaginare quanto sia importante riuscire a classificare correttamente una partita di caffè. Dopo aver macinato, messo l'acqua, si procede all'assaggio, si usano anche dei cucchiai speciali, dei cucchiai d'assaggio appositi, che sono cucchiai che si usano solamente in questo tipo di assaggio alla brasiliana, sono dei cucchiai molto capienti, rotondi, che al momento dell'assaggio, che a chi è capitato di assistere a queste sedute rimane abbastanza impressionato, perché si cerca di fare, per motivi legati alla diffusione del liquido in bocca, si fa molto rumore. L'assaggio si svolge in questa atmosfera con dei repentini cambi di tazza, dove si assaggia in maniera molto veloce e molto rapida, appunto per riuscire a paragonare molto rapidamente le sensazioni date dalle tazze di caffè.